Salve a tutti e bentornati su Weird Games. Io sono Beriadir e questo è Chasm. Allora, continuiamo la nostra partita. Siamo al momento al 22% dell'esplorato. Va bene. Continuiamo la nostra esplorazione del mondo. Ora, dove dovevamo andare? E questa è un'ottima domanda. Ah, è tutto aperto. Perché è tutto aperto? Di qua? Nope. A destra, tutto a destra. Perché lascio la scia? Non c'è un meganoide che ci spia. Questo è strano. Comunque sì, dovevamo andare qua. Oppure di sotto. Però se andiamo di qua possiamo vedere sopra che c'è? No. Esatto. Ho sbagliato, di nuovo. Ah, peste! Bisogna arrivare fin là sopra. Che non mi ricordo proprio cosa ci fosse. C'era un motivo per cui non ci sono andato. È vero, però adesso noi possiamo attaccarci alle pareti, quindi forse ce la possiamo fare. No. Devo riuscire ad arrivare là. Dai, facciamo un altro tentativo, su. Ehi, beh. Ah, da qua non ci posso arrivare, ok. Bah, dai, fammici arrivare. Fai il bravo. Sono sicuro che ce l'ho fatta. Devo utilizzare... Ok. Ah no, non ci possiamo arrivare là sopra. A posto. Viaggio inutile. Fantastico. Quindi, dobbiamo andare di sotto? Quanta strada. Sul serio, tutta questa strada abbiamo fatto? Non mi ricordo. Non ricordo un accidente di niente. Ma non eravamo qua. Noi eravamo da tutt'altra parte. Comincio un po' a ricordare. Qua non ci possiamo passare perché bisognerebbe abbassarsi. E ok. Quindi. Il portale, dannazione. C'era il portale. Perché non ho utilizzato il portale? Perché sono un imbecille e non me lo sono ricordato. Questo è perché non registro tutto insieme. Il portale, andiamo al portale. Ecco perché era tutto sbloccato. Ovvio che era tutto sbloccato. E infatti qua non lo è. Dannazione. Allora. Quindi qua sì, qua no. Qua sì, ma non è questo il punto. Ok. Sì, ci siamo. Ah! Spada. Che precisione. Ah già, scheletri. Ah. Scheletro con boomerang. Olè. Stavamo esagerando, Lingotto di ferro. Che continua a chiedermi a cosa serva. Ma prima o poi dovremmo tornare in città per capirlo. Come ci cesa. Scusate, termini tecnici. Ci stava inseguendo. Oh, danari. Ma sei riuscito a piallo. Ma sei meraviglioso. Sei veramente fantastico. Un imbecille. Ecco cosa. Non hai neanche delle cure. Questo è perché, come si è detto, sono un imbecille. Ecco qua un altro serpentello. Via. Ah, ma
poteva andare peggio. Quanto mana. Perché ho memoria di questo posto, ma non era segnato sulla mappa? Got a bad feeling about this. Bravo. Ma veramente bravo, eh. Allora. Ah, era sparito. Ha un fame. Ah, spettri. Spettri con le ali. Sono sicuro di aver fatto anche questa battuta. E questi sono zombie. I zombie mi pare che scattassero. E infatti. Ma molte bestie qui dentro, eh. Via. Colpo critico addirittura. No, 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 no. Via. Oh, level up. Ottimo. Quanto odio che il level up non mi faccia risalire il mana. E basta, su. I soldi. I soldi sono belli. Allora, si può scendere. Si potrà risalire? Sì, quindi scendiamo. Ah, voglio vedere prima cosa c'è qui di lato. Dai, non può andare troppo. Si diceva di scendere, no? Ma io non voglio scendere. Ok. E questo? Il contorno di una piuma nella polvere. Ok, dobbiamo trovare una piuma per aprire questa porta. Hai fatto bene andarci cauto. Eh già. Cacchio. Trappole, trappole maledette. Questi crollano, ovviamente. Ansia. No, sbagliato tutto. Ne è valsa la pena? Cappuccio di maglia. Equipaggiare. Testa. Perdiamo un po' in attacco, ma guadagniamo in difesa. Ebbè. Vediamo se ci conviene, eh. Noi intanto lo indossiamo, ma... Comunque, non è stato un ottimo affare. Bisogna dire che non lo è stato proprio. Oh, guarda un po' chi c'è. Questo posto è incredibile. Ho imparato di più sui ladori in quest'ultima ora che in tutto l'anno. Molti artefatti sono sepolti qui con i morti, ma questo è il più intrigante. Queste iscrizioni dicono che Ulak ordinò ad uno sciamano di trasferire la sua gente sottoterra. Poi la tribù si concentrò sulla costruzione del tempio che vedi in questa incisione. Continua dicendo che innumerevoli generazioni di ladori morirono durante la costruzione del tempio. Le loro spoglie furono poste nelle catacombe, in attesa dell'era dell'oscurità, quando pensavano che sarebbero risorti. Se hanno costruito davvero questo tempio, dove potrebbe essere? E perché è così importante? Per favore, prosegui senza di me e vedi cosa riesci a trovare. Ti raggiungerò quando avrò finito qui. Ok. Un'altra paginetta. Con stupore abbiamo scoperto il cimitero della tribù Ladori. Sembra che i corridoi proseguano per miglia in tutte le direzioni.
La domanda su dove siano finiti la Dori ha avuto risposta, ma è stata rimpiazzata da un'altra. Cos'è questo tempio che hanno costruito per tutta la loro vita? Deve essere importante, dato che le iscrizioni parlano di innumerevoli generazioni perite nella costruzione. Le loro spoglie sono state messe qui nelle catacombe ad aspettare l'era dell'oscurità, quando credevano di essere resuscitati. Abbiamo trovato un po' di cose. Un momento. Ce ne mancano due. Chissà se... Ah, ok, bastava fare così. Ecco un altro. È stato un viaggio lungo e pericoloso, ma credo che siamo quasi al castello di Retrell. Il tesoro perduto di Linhain è dietro questo cancello. Allora l'informazione che abbiamo pagato varrà ogni centesimo. Quel pazzo goffo di Drake ha calpestato una trappola che ha fatto collassare il passaggio da cui siamo entrati, quindi possiamo solo andare avanti. Comunque questa serratura è seccante. Sembra molto, molto più nuovo del resto delle catacombe, come questi simboli. Cosa potranno significare? Ho aperto molte serrature nella mia vita, ma non ne ho mai vista una come questa. Forse dovremmo solo tirare la leva e vedere che succede. C'è una combinazione. Qua si muore, eh? Sì, qua lo percepisco. No. Però siamo caduti per un sacco. Bravo. Sei un vero genietto, lo sai? Sbaglio, è più cattivo degli altri questo. È tutto rosso. E questa? Pergamena di evocazione. Una creatura che mi assiste in battaglia. Ottimo. Oh no! Oh no! Mannaggia il... Dai. Non so quanto ne sia valsa la pena. Che cosa cavolo sei tu? No, qua c'è crepamo. Ouch. Eccola. Non è stata una buona idea cadere lì sotto. Decisamente no. È una parte da esplorare, sicuramente, ma non è stata un'ottima idea. Oh no, non di nuovo. Andiamo. Stavolta la facciamo di corsa. Vai! Eppure dalla... Io vesso un po'. Guarda un po'. Ah, lingotto. Ah, questi sono sordi. Ah, anche le munizioni posso spaccare. Ouch. Sì, però se non sbaglio... Sì, non mi mancava molto per livellare, quindi io direi che è il caso di farlo. E cala. Mannaggia. Eh certo, rallenta pure, no? Beh, la stanno bene quei sordi, eh. Ok, vai, spiritelli. Spettri. Vieni qua, bello.
Ok. Zombie andato. Ah. In effetti dovrei andare a rimediare. Qualcosa da mangiare, perché così è un gran problema. Oh, perfetto, livellato. Esattamente quello che volevo. Ora, noi siamo andati a destra. Ah, già. Ora mi ricordo. Perfetto. Niente danni. Forza, lame rotanti. Ah, fantastico. Gli devo correre appresso. Cala. Vabbè. Prima è andata molto peggio, eh. Cappuccio di maglia. Mettiamolo. Ok. E andamosene via. De corsa. Uff, questi sono sordi. Sì, l'abbiamo già detto. Sì, bla 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 bla. Ok, sì. Vai. Sì, dovremmo mettere nell'ordine queste cose. Allora, prima di andare stavolta, non facciamo gli idioti. Vediamo cosa c'è qui sotto, che magari c'è un altro punto per salvare, infatti. E infatti lo supponevo. Andiamo a salvare, perché sennò qua va a finire veramente male. Sì, voglio registrare i miei progressi. E vediamo di affrontare questo cammino rischiosissimo. Anche perché non abbiamo al momento indizi che ci dicano cosa posizionare, come posizionare. Non mi sembra di aver trovato nulla. Diario. No. Stella, coppa e spada. Cadiamo e via. E come fa a non ammazzasse è un mistero. Liscio! Oh cacchio. Ah, ecco. Fantastico. Via. Una mepia per forza. Anche più di una. E questo però è stato un po' un suicidio, eh? Ok, riprovo un'ultima volta. Tanto abbiamo salvato là. Ha. Sì. Andiamo. Ce la possiamo farcela. Non è vero, non ci credo minimamente che possiamo, ma... No, di qua. Ok. Bravo, è stata veramente una mossa intelligente la tua. Namo serpentello. No, che cosa sei? Gargoyle. Come cavolo ti schivo io?
Questa è pure peggio. Oh! Liscio! E io te corco! Cacchio! Cacchietto! No! L'ho resettato! Ma siamo seri? E calla. E calla. Vabbè, ci proviamo la prossima volta con un pelo più di calma. Sperando che sia anche diminuito un po' il caldo, che sicuramente quello mi sta influenzando. E spero che vi siate divertiti. Mettete piace, mi piace al video. Non riesco neanche più a parlare, infatti. Iscrivetevi al canale se vi è piaciuto. See ya, Weirdos.